Wilson che va dovrebbe andare a inserirsi in terza posizione con un 31-31 a 28 secondi da Dario Cataldo, che resiste ancora in testa. Potrebbe anche essere un aggiornamento che non è stato ancora segnato sul sito ufficiale. Intanto vediamo Fabio Fellini, ecco, questo è il chilometro 6 e 600. Fabio Fellini ha appena migliorato il tempo di Dario Cataldo, 18:37, migliorato di 2 secondi, e si è inserito Stephen Cummings, ottimo per questo tipo di prove, anche a soli 5 secondi, anche. È un ottimo Simone Petilli, si fa serrata ora, ecco, la lotta per il miglior tempo deve avere nel DNA, perché non è che così. Intanto all'arrivo Damiano Caruso, lui un po' sottotono, però Damiano credo che sottotono, secondo me si è nascosto, perché lui vedi che è arrivato tranquillo. Lo aspettiamo ai grandi giri, Damiano Caruso. Nicola Edè, e alle spalle si è inserito appena adesso Stephen Cummings a 27 secondi. Beh, Cummings ha perso 25 secondi nella seconda parte rispetto a Dario Cataldo. E probabilmente conta molto la discesa e quello strappaccio che c'è. Intanto allora partiamo proprio dall'inizio, così salutiamo tutti gli amici che già sono emozionati per la tappa di ieri, evidentemente è stato un grande piacere. Eccolo qua. Ecco qua, Fabio Fellini, questo è l'intermedio al chilometro 6600, Cataldo, Cummings, Brambilla, che è transitato da poco con il quarto tempo. Il nome che non avevamo citato era Brambilla, perché infatti ho detto eccolo qua, perché effettivamente mi aspettavo una buona prova da Brambilla, stavamo consultando appunto avidamente gli aggiornamenti, perché dicevo, ma mi è sembrato che, cioè, mi sembrava nelle posizioni di testa anche del gruppo, anche quando c'era la salita, quindi potrebbe oggi, se si impegna. E qui intanto seguiamo Simone Petilli, bravo, bravo, molto bravo. Il giovane corridore nato a Bellano della Lampre Merida, davvero ha destato un'ottima impressione, corridore nato il 4 maggio, ma com'è arrivato 93. Con piena spinta questo ragazzo giovane, partire con l'asciutto o partirà con l'asciutto, potrebbe avere dei vantaggi. Allora, salutando gli amici che ci scrivono, Luca dice grazie per il Giro di Croazia, noi siamo noi a ringraziare Eurosport per ogni giorno di ciclismo, prima ancora che voi, da appassionati peraltro. Una buona attenzione, perché sta arrivando Fabio Fellini e per ora il suo tempo è molto buono, perché anzi, 31.03 da battere, è sicuramente in testa con 7 secondi su Dario Cataldo con la pausa, e Fellini si insedia in questo momento con un bellissimo tempo, 30.56 in testa alla classifica parziale, a 32 di media. Esatto. Partivano a distanza di un minuto l'uno dall'altro in questa prima fase, mentre negli ultimi, le ultime partenze... Gli ultimi 10 partiranno con 2 minuti. Yates, Brambilla aveva un buon tempo dopo 6,6 km, a 16 secondi da Fabio Fellini che è il leader, non ce la fa, cioè ce la fa a battere il tempo di Fabio Fellini con 10 secondi di vantaggio. Io ho detto adesso piove, da quando piove si stanno battendo i migliori tempi. È andato di Kreuziger, che sta doppiando anche le staffette, da tanto che va forte, sta rischiando tantissimo in discesa. Qui c'è un arrivo in volata per Polans, che ha fatto anche lui una buona cronometro e si va a inserire in settima posizione. Intanto sta per giungere l'intermedio di Kreuz, perché ricordiamo che Adam Yates ha limato 48 secondi al tempo di Fabio Fellini, quindi Kreuz, che era messo bene a soli 20 secondi dal tempo che era quello di Fellini, anzi 18, sì, 10. Però guarda Adam Yates che arriva al traguardo davanti a Montfort, davanti c'è Montfort, però subito dopo Yates con 30.05, 41 secondi, beh, ha fatto un garone Yates. Sì. E questo, vedete, in questo momento attenzione, perché ora è appena scusate, e Eibar, Miguel Angel, Sebastiano Emanau, questa è la classifica dell'intermedio, naturalmente sono transitati Lopez, scusate, ma alle volte le grafiche ci fanno, perché Sebastiano Emanau è transitato col tempo di 18.13, questa è la ragione atto a tenere le cose. Attenzione, perché arriva Kreuziger, che fa registrare il quinto tempo, ha fatto una discesa molto molto forte, però è a 1:05 da Adam Yates. Lo strappo mascherato. Strappo mascherato, mi sembra la definizione migliore. Lo strappo mascherato, come Zorro, uguale. Prima hanno detto che lo vedevano tirato, secondo me non è tirato, insomma, per me va bene così, è ancora
in quel pochino di pliche e un po' di grassino giusto che va bene. Jürgen van den Broek si va a inserire in seconda posizione, alle spalle, lo avete visto, il campione nazionale belga, 30 e 42, però Riccardo 36 secondi di ritardo da Adam Yates. Sink non mi pare che sia animato da grande agonismo e poi sai, su questi strappi così secchi è vero che fai pochi metri con quei rapporti, però bisogna vedere quello che potrebbe fare bene. Ti faccio proprio la domanda, così ne approfitto, stavo aspettando, quante ha delle possibilità Tommaso, ti chiede, Pinot di vincere la classifica generale, possibilità teoriche? Intanto arriva Diego Rosa, vincitore di una bellissima tappa, da impresa ieri, si impegna anche nella cronometro e fa bene, anche perché comunque in ogni caso la cronometro è un esercizio che, anche se è diverso come percorso e tutto, si va a inserire presa, quella di tenere il corridore davanti. Ora c'è anche un'intervista di... rilasciata da Sergio Henao riguardo alle possibilità di tenere la maglia. L'ultima delle occasioni che ha competito il leader. Ma io ho avuto già occasione in questa corsa di prendere la maglia di leader, però io adesso spero di rimanerci fino a domani e portarmi a casa il trofeo. Ma combatterò fino alla fine, specialmente per queste strade così belle dei Paesi Baschi, la gente qui è fantastica fin dall'inizio, fin dal primo giorno, e spero di ricambiare il loro supporto con una grande prestazione. Queste le parole di Sergio Henao. Intanto Pello Bilbao, basco della Caja Rural, naturalmente ha un occhio di riguardo, normale che sia così, peraltro un Pello Bilbao che ha disputato una ottima, insomma, competizione, non è mai stato protagonista, onore del vero, 18esimo in classifica generale alla partenza. Sì, Bilbao pedala bene su questo strappo dopo la discesa, l'abbiamo detto tantissime volte, arriva Sebastian Henao, il cugino, quello che va un po' meno. Però aveva un buon intermedio, va a fare un quarto tempo, 30-50, va a andare molto bene perché con la faccia di quello che va meno. Figurati l'altro. 30-50 vuol dire che si mette davanti a Fabio Pelline, si inserisce fra Brambilla e Pelline, ricordiamo che Yates al miglior tempo, Jürgen van den Broek al secondo miglior tempo, Gianluca Brambilla, ora si è inserito Sebastian Henao, Fabio Pelline e Dario Cataldo, ma c'è ancora Simone Petilli che è ancora nella top 10 provvisoria, ovviamente ne uscirà probabilmente, però una buonissima prova per il giovane corridore nato a Bellano come Brambilla, ma Petilli c'è anche cresciuto, Brambilla si è spostato in Veneto per imparare lo spagnolo. Come Italia siamo messi bene, insomma, oggi in un cronometro dove vede diversi corridori nostri connazionali protagonisti, vediamo salire con un rapporto lungo, non bisogna farsi ingannare, perché sai cosa c'ha Rodriguez? Che c'ha questa capacità di andare con dei rapporti che altri non riescono. Qui è un tratto di strada molto molto duro, si vede che si è quasi impiantato con un rapporto, non ha cambiato il rapporto, è andato sempre con lo stesso rapporto, e sta arrivando Dani Navarro, tra poco arriverà l'altra. No, è con Edè, Edè che ce l'ha fatta a portare a casa i traguardi volanti. Intanto Dani Navarro molto combattivo soprattutto nelle prime tappe, un corridore che c'è molto rispetto nei confronti di Dani Navarro, per cui attacca, prova continuamente. Secondo posto nella prima tappa dietro a Luis Leon Sanchez, comunque è stato protagonista a questo Paese Basso. Attenzione a Miguel Ángel López perché aveva un ottimo tempo all'intermedio e già ovviamente abbondantemente oltre quello di Adam Yates, ma dovrebbe andarsi a inserire nella top 10 abbondantemente. Questo è un altro ragazzo. Secondo a 28 secondi, Miguel Ángel López, lo avevamo preannunciato, aveva fatto un ottimo tempo all'intermedio e adesso secondo tempo a soli 28 secondi, da questo tempo è una grande prestazione, Riccardo. È una bella prestazione perché tutti parlano un gran bene, il colombiano corridore che ha una forte predisposizione per la salita, è un ragazzo giovane, deve ancora crescere. Sicuramente ha 22 anni, è compiuto il 4 febbraio e è stato il miglior giovane al Tour de San Luis a inizio stagione. Sì, ma sarà molte volte il miglior giovane, perché questo è un corridore di quelli veramente in gamba. Sesto, settimo, ottavo, Pelline, Cataldo e Rosa. Questa è una classifica parziale completa con Kreuziger in e Pettini, vedete che è scalato al momento di 14esima, questo nulla toglie alla bontà della sua prova.
Strano che non ci facciano un'inquadratura su Alberto Contador e su Henao, perché insomma sono i due che sono lì miglior tempo in classifica, ballano soltanto 6 secondi l'uno dall'altro, e poi c'è anche Thibaut Pinot, Rodriguez lo stanno inquadrando, va bene, però mi sembrava anche logico inquadrare sia Henao e Contador e anche Thibaut Pinot. Quintana anche, perché Quintana è un po' indietro, credo che sia difficile per lui colmare in questa breve corsa contro il tempo, 38 secondi mi sembrano che siano tanti, però Sanchez ne ha 7 di meno e lui che è un discesista dove ha costruito le migliori prestazioni proprio in discesa, oggi potrebbe anche cercare di scalare la classifica, se non addirittura vincere. La vedo dura, la vedo difficile, però potrebbe anche farlo, insomma su questi corridori che sono tuttora in salita potrebbero anche inquadrarci. Intanto mi hanno sentito, mi inquadrano la maglia gialla di Henao. Intanto era transitato Sens Paules per la Dimension Data col 18° tempo, ora all'arrivo Pelio Bilbao, vedete il tempo che scorre per avvisare gli spettatori del prossimo corridore che taglierà il traguardo, col tempo di Adam Yates. Pelio Bilbao e poi naturalmente si comincerà a dare un'occhiata alla classifica, cronometro alla mano, perché davvero c'è una lotta che è sul filo di pochi secondi. L'inquadratura ora per Sergio Henao, l'ultimo a partire, la maglia gialla di leader. Un Henao in questa stagione che è apparso molto molto tonico, chissà che non sia la primavera stagione in cui Henao è protagonista davvero nei grandi giri, cosa che ci si attendeva forse un po' prima. Beh sai, hanno sicuramente, questi sono corridori che hanno qualcosa. Te l'avevo detto che Giovanni si impegnava, sarebbe impegnato per questo cronometro, sta facendo registrare un buon tempo. Un altro tricolore nella top ten presumibilmente, anzi sicuramente. Quarto posto, va a coprire il quarto posto con un buon tempo, 30.44, insomma solo i 2 secondi da Van den Broek, e lui di solito su queste corse, su queste prove contro il tempo brevi, che poi breve poi se vai a guardare non è, perché insomma sono sempre 30 minuti di sforzo. Sforzo tra l'altro uno sforzo non regolare, perché si sale, si scende, si frena in curva. Ecco Pelio Bilbao, guardate qui, ottima prestazione del basco, in terza posizione alle spalle del colombiano Miguel Angel Lopez. Landa prima dello strappo finale, quello effettivamente è quello forse un pochino più faticoso, proprio il fatto che finisci la discesa, fai questo vedi breve tratto all'arrivo, pensi che sia finito l'impegno, invece questo breve tratto in pianura, poi io avevo detto 4,5 km, ma insomma più o meno siamo qui, è lo strappo, perché è l'attacco di questo strappo che non è tanto il fatto che poi continua, effettivamente fa fatica. Intanto una macchina della Tinkoff proprio ai piedi dello strappo finale, e vi chiederete perché ci sta lì quella macchina della Tinkoff ferma, perché darà sicuramente dei rilevamenti in tempo reale quando transiterà poi Henao, perché è chiaro che Contador farà la corsa su Henao, però si dovrà guardare anche da Thibaut Pinot, che Alberto Contador infatti secondi è scomparso dalle inquadrature dopo la partenza, non se ne sono prese le tracce, non so come mai, ma anche Thibaut Pinot. Sì, non ci fanno vedere Sanchez, eccolo qua Sanchez, stavi per dire Sanchez, e qui dovrebbe essere su un intermedio. Sì, siamo proprio in zona intermedio. In zona intermedio, e vediamo 17.49 il tempo di Adam Yates. Beh, se è questo dovrebbe essere un buon tempo, male Mollema che era partita, sembrava che dovesse vincere la cronometro, come era partito la pedana di... Invece no, niente da fare. Qui siamo su Michel Landa, sono immagini al momento che insomma non fanno un discorso molto preciso, ci accontentiamo per il momento degli aggiornamenti cronometrici, ma sarà interessante vedere l'intertempo di Samu Sanchez, il più vicino al rilevamento dei 6,6 km. Sì, in effetti la regina in questo caso indugia su corridori che comunque meritano per carità tutto l'attenzione e tutto il rispetto, però insomma Landa in classifica ormai non può dire niente, non dice niente, pur essendo un buon corridore,
è a 1 minuto e 14 dal leader in undicesima posizione. Insomma, in corsa ci sono dei corridori che insomma dovrebbero avere un pochino maggior più attenzione. Dalle macchine dovremmo Nairo essere... Nairo Quintana, miglior tempo, migliora di 28 secondi il tempo di Adam Yates. Riccardo, Adam Yates aveva fatto un tempo spaventoso e lo vediamo avvicinato solo da Miguel Angel Lopez. Quintana lo migliora di 30 secondi. Se quello di Yates era un gran tempo, quello di Quintana è stratosferico. Sì, ma dobbiamo considerare anche che conta la classifica e quello che hanno fatto vedere i corridori nelle salite che ci sono stati durante i Paesi Bassi. È chiaro che sì, bellissimo tempo per Adam Yates, però quelli forti devono ancora passare. Quelli buoni in salita sono Contador, sono Henao, almeno sulla carta, e Rodriguez anche. Vediamo un po' quanto è, ma non mi sembrava la pedalata di Pulito quelle dei giorni migliori, però anche Pulito è un altro corridore che su queste salite dovrebbe fare la differenza. E ricordiamoci che Pulito è in quarta posizione, ma sappiamo che la sua completa dimestichezza nelle corse contro il tempo. Qui dovremmo essere nella scia di Henao siamo con i tempi all'arrivo. Yates, Lopez, Pelio Bilbao, Van der Broek e Visconti. Fin qui abbiamo seguito tutti gli arrivi che stiamo leggendo su questa grafica. Avremo bisogno di un aggiornamento sull'intermedio probabilmente. Sì, l'intermedio è interessante, qui arriva Pierre Latour, corridore che ben si è comportato in questo momento in maglia a Cetos della Mondial, però oggi va al 18° tempo. Quintana invece, ricordiamo, ha appena migliorato di 28 secondi il tempo di Adam Yates al chilometro 6.600. Ecco ancora Henao. Spilak dovrebbe essere questo, sì. E Simon Spilak. Un buon tempo senz'altro per Simon Spilak, mentre per il momento sono scomparsi Alberto Contador e Thibaut Pinot. Credo che siano andati a cercare due funghi nel bosco, visto e considerato che c'è tempo giusto. Tempo giusto è subito dopo la pioggia, ora sì, lascia di crescere. No, il problema è che nei Paesi Bassi, siccome piove sempre, qui bisognerà che... Ah, quando piovigina, dici, è come quando da noi c'è il bravo. Certo, chiaramente, intanto vediamo... Ricordiamo Nairo Quintana, 17.21, miglior tempo intermedio, all'intermedio davanti a Adam Yates. Ha limato di 28 secondi il tempo di Yates, che già di suo aveva migliorato di molti tempi precedenti. Sì, ma anche Lopez era andato forte, ragazzi, perché Lopez aveva fatto registrare un tempo di 10 secondi. Ecco tipo Pinot, anche lui è aggressivo, Riccardo, in questa fase. Sì, più o meno. Insomma, ha avuto un momento che mi ha contraddetto Sui tempi di Rodriguez, sai, bisognerà vedere. Ora dovrebbe arrivare Contador, in quel punto dove c'era quella fissa, quella telecamera fissa. Abbiamo visto passare Rodriguez, poi Thibaut Pinot, anzi, prima Sanchez, poi Rodriguez, poi Thibaut Pinot. Ora dovrebbe essere il turno di Alberto Contador e poi subito dopo ci sarà la fine. Ed eccolo qua, Samu Sanchez, che in discesa... Lui ha la maglia bianca della classifica punti, anche se in effetti lui è il secondo in questa classifica, ma la può ancora vincere, perché la classifica punti vede Henao con 54 e Sanchez con 49, 25 vanno al vincitore di tappa. Intanto vediamo l'arrivo di Michel Landa, 19° tempo, niente da fare, Landa non ha avuto la prestazione che potesse farlo sognare. Ma l'ha fatto tranquilla questa cronometro. Ha vinto una bellissima tappa. Non è che ha fatto la cronometro a tutta, si vede anche da come è arrivato, ovviamente. Ecco. È passato Alberto Contador, lo comunichiamo a chi è a casa, però insomma, c'era l'arrivo di Landa e non si può fare tutto, ecco, non si può avere tutto. Intanto continuiamo a vedere, stare sul... proprio bisogna fare attenzione, perché Samu Sanchez ci porta l'adrenalina a mille, perché sta affrontando la discesa da par suo, vedete come taglia bene e fa le traiettorie. Ora si allarga sulla destra per poi affrontare questa curva a sinistra, tagliandola molto bene. Evidentemente Riccardo Contador non ha fatto un gran tempo, perché Sebastian Henao è passato con 52 secondi dal tempo di Nairo Quintana. Contador era già passato e non era lì nelle prime posizioni. No, Contador non sta andando per niente bene, potrebbe anche perdere anche la seconda posizione. Quintana, sai, ha 38 secondi da Henao e praticamente già glieli ha recuperati.
52 vediamo. Secondi di ritardo è Henao, quindi al momento Quintana è leader. Date eccolo qua. Vediamo, perché lui anche in discesa è un pitinicchio che va, perché in discesa insomma è un corridore che sembra è un corridore guarda particolare qua. 50 no, questo è Sebastiano Henao, scusa, no, mi ero confuso col cognome, attendiamo ancora i dati prima di dare questi dati. Ho letto un Henao per un altro, però Quintana ora vediamo come aggredisce, come aggredirà questo strappo finale, ma sai qua se non trovi la gamba, se non trovi la pedalata è dura. Mi sembra che invece Nairo Quintana l'abbia trovata e come la pedalata, perché rilancia continuamente. Qui siamo su Rui Costa che sta arrivando al traguardo con un buon tempo, un ottimo tempo per Rui Costa. D'altronde sai, Adam Yates non lo batte, però arriva, va in seconda posizione, non si è fermato il cronometro, però secondo, l'abbiamo visto transitare seconda posizione. Com'è questo bello Quintana in questo è il tratto, questo è il tratto più duro di lo strappo che viene approdato subito dopo la discesa, ci vogliono grandi gambe e lui ce l'ha in questo momento. Mi fargli vedere veramente un Quintana scatenato che va a raggiungere, sta per raggiungere il corridore che lo precedeva nella partenza, che è Craddock, il corridore della Kennedy. Attenzione, attenzione, cambio bici per Nairo Quintana. Ti stupisce anche in questi casi, prende la bici da crono dopo la salita. E riuscirà a recuperare questi 30 secondi persi secondo te con questo cambio? È andato fortissimo, però non ti vedo completamente convinto. Io ti avevo detto qualcuno cambierà la bici prima e ti ho detto mi sembra strano che insomma, ma su però la Movistar spesso fa queste cose. Sì, di sicuro sai è un corridore che sai ora devi riprendere l'andatura in salita con la bici da cromo. Se lo hanno l'avevano preventivato, ma io sai quando cioè non è no, io non, se hanno fatto questa scelta avranno visto le condizioni che ci possono essere, perché sai, lì lo strappo duro era stato superato, se l'avevano preventivato, però mi sembravano non pronti, ecco, non prontissimi, perché se c'hai una preventivo quantomeno sì, ce l'avevano sull'ammiraglia che seguiva il corridore, quindi il corridore si è fermato, tu non potevi essere davanti con la bici pronta, si poteva organizzare diversamente. Non so se questo si può fare, credo che comunque il cambio della bicicletta c'è stato e se vince la cronometro la ragione è lui, c'è poco da fare, perché lui ha i tempi per vincere la cronometro. Mi dispiace non vedere Thibaut Pinot, evidentemente non pedala, non sta pedalando bene come dovrebbe, e Henao mi sembra un po' inchiodato al terreno. Io sto attendendo per avere un'idea precisa invece il passaggio di Alberto Contador, che al momento non è stato ancora ufficializzato, anche perché dovremmo essere prossimi al passaggio con Alberto Contador e sì anche con Henao. Vediamo, Henao dovrebbe essere prossimo, quindi tra poco dovrebbe passare Alberto Contador, qui adesso c'è un po' di tam-tam. Kelderman sta per sopraggiungere al traguardo. Io sta grande necessità, il cambio bici ti ha lasciato un po' interdetto della bicicletta da cronometro in questo percorso, però sai gli spagnoli abbiamo visto anche il general manager spingere, era una spinta combinata a due. Attenzione perché danno il miglior tempo di Contador, ora non sono ancora voci ufficiali, al traguardo volante intermedio non è ancora transitato, quindi cioè non è ancora ufficializzato il tempo di Alberto Contador. Intanto vediamo Sergio Henao, io sono rimasto anch'io onestamente sorpreso da quel cambio di bici di Quintana. Io voglio dire, finalmente ci fanno vedere Contador, perché stavo dicendo non si è visto Contador e sono già 20 minuti eccolo che lui qua, pedala. Arriva finalmente, ho detto era dato il miglior tempo, infatti 16:58, pedala 23 secondi a Nairo Quintana. Ma porca miseria, ma è pedala da 20 minuti e ce lo fai vedere, va bene così, per carità, però perlomeno. No, e non lo vedevamo minimamente, arrivavano notizie ufficiose per quali poi ho avuto il calamburo un attimo di Sebastian Henao, ma me ne sono accorto per fortuna. E invece ha il miglior tempo 23 secondi, quindi Alberto Contador a questo punto
è sicuramente il corridore che punta alla conquista della maglia. Ora bisognerà vedere Henao, ma 23 secondi su Quintana col cambio di bici, mi sento di escludere ormai qualsiasi sogno del colombiano, mentre Contador, ora attendiamo il passaggio di Sergio Henao, perché tra Contador ed Henao c'erano pochissimi secondi di distacco e quindi una lotta aperta, soli 6 secondi. Contador fa un gran tempo, miglior tempo di Alberto Contador al primo intermedio. Primo e unico. Sì, al primo intermedio, al primo tempo rilevato, migliorando di 23 secondi il tempo di Nairo Quintana. E ora seguiamo finalmente un po' Contador, l'abbiamo visto alla partenza e dopo l'ufficializzazione del tempo. Di 16.58 il suo tempo, Nairo Quintana 17.21 e Contador in questo momento alla grande. Adesso attendiamo il tempo di Sergio Henao. E questo è Nairo Quintana all'arrivo. Quintana che ha cambiato la bicicletta, lo ricordiamo, sta tagliando il traguardo in questo momento. Il miglior con tempo. La migliore posizione, ovviamente sarebbe stato bello anche sapere a quanto era il miglior sì, tempo. Sì, no, non si è fermato il cronometro, ecco, ecco qua. 29.11. È il primo a scendere sotto i 30 minuti, 33.920 la media per Nairo Quintana. Ecco, ora Sergio Henao, naturalmente è fondamentale, adesso vado a cercare l'aggiornamento dell'intermedio di Henao, perché qui il raffronto per la classifica imperiale, classifica generale, tra Alberto Contador che ha il miglior tempo all'intermedio e Sergio Henao. No, ma Henao non è ancora, cioè non ce lo danno ancora, dovrebbe essere da poco transitato all'intermedio. Vediamo Alberto Contador, vediamo se anche lui farà la scelta di cambiare la bicicletta, perché sai che molto prudente Alberto Contador in queste ultime curve della discesa. 46 secondi al passaggio, 46 secondi al passaggio, ovviamente io aspetto quelli ufficiali, non tanto quelli ufficiosi perché non possiamo dirlo. A 46 secondi di ritardo Henao da Alberto Contador. Riccardo, a questo punto la domanda è: Henao ha qualche possibilità di recuperare ad Alberto Contador che sta andando a vincere? Ma non credo, bisogna vedere, ecco, finalmente si fanno vedere anche Thibaut Pinot, però Thibaut Pinot non mi sembra che sia nelle prime posizioni della classifica all'intermedio, e quindi la lotta è fra Quintana e Contador ancora, almeno da quello che è finora è dato sapere. Un minuto di ritardo di Thibaut Pinot da Alberto Contador al passaggio al rilevamento intermedio. Contador era segnatamente, cioè era proprio dato un po' da tutti come il probabile vincitore anche della cronometro oggi, perché insomma, l'avevamo detto anche ieri, se rispolverava quelle che sono le sue qualità anche da cronometro. È vero che questa è una cronometro particolare, una cronometro tutta spacca gambe, però lui quando in questi giorni è scattato sulle salite ha sempre trovato un avversario diverso, e su Henao aveva tenuto bene Henao nei confronti dello spagnolo, però posizione perfetta, aerodinamica, spinge bene. Ora vediamo sul cambio di ritmo che ci sarà fra poco, c'è l'avventura della Tinkoff, qua siamo sul Samu Sanchez. Anche Samu comunque è andato forte perché ha fatto una bella cronometro. Sarà interessantissimo, Riccardo, poi vedere il tempo di Quintana e di Contador e fare qualche conto per vedere quanto può essere stato. Intanto vedete un minuto di ritardo a per 59 da Quintana. Quintana era dietro Sanchez in classifica generale, quindi in conseguenza Samu Sanchez un solo secondo, quindi Quintana intanto scavalca Samu Sanchez sicuro in classifica. No, ma io credo che con questa prova Quintana potrebbe andare anche secondo. Se Contador riesce a tenerlo lì, certo, chiaramente, però Contador l'ha fatto meglio di lui all'intermedio, quindi chiaramente Contador sta facendo un garone molto ancora meglio di Quintana. A vederlo pedalare Thibaut Pinot mi pare che pedali forse meglio di tutti di quelli che abbiamo visto. Può darsi anche che abbia fatto una scelta di rilanciare proprio su questa salita finale. Qua sgambetta sulla sua bicicletta in una classica andatura di Alberto Contador, un'andatura andanceuse sui pedali, sembra che danzi sui pedali Alberto Contador, che sta spingendo anche un rapporto
rispetto a quello che avevamo visto fino ad ora, un rapporto molto lungo, mantenendo una frequenza di pedalata molto alta. Vediamo Henao ancora impegnato nella discesa. Ricordiamo che gli ultimi 10 sono partiti con 2 minuti di distacco l'uno dall'altro nelle partenze. E questo è il tratto davvero in cui ci vuole grande capacità per non perdere il ritmo. Ricordiamo che la media stabilita fin qui da Nairo Quintana, che ha il miglior tempo di 33,920 km orari. Alberto Contador in questo momento sta viaggiando a una media superiore perché ha migliorato il tempo di Quintana al chilometro 6,600, sfiorando proprio la media 16,58 di 23 secondi, andando alla media dei 34. 33,34 è l'ipotesi che avevi fatto all'inizio tappa, Riccardo. Sì, più o meno, sì. Ora c'è la galleria, arriva Pulito Rodriguez dietro. Però ha fatto comunque rispetto alle sue prestazioni un ottimo tempo. Sì, ma questo è un cronometro che non era un cronometro, questo è uno spaccagambe in salita e effettivamente mi aspettavo qualcosina di più. Va a finire in quarta posizione a 1,11 da Quintana, insomma. Perdere 1 minuto e 11 in 16 km e mezzo non è proprio da Pulito Rodriguez. Quintana è andato fortissimo, ha volato. E sta volando ancora di più Alberto Contador in questo momento. Sta andando forte anche Thibaut Pinot, vedi che rilancia in questo tratto finale del cronometro. In effetti qui c'è, insomma, io ho criticato il cambio di bicicletta di Quintana, qui c'è la strada che favorisce, perché è l'unico tratto in pianura e leggera, anche in leggerissima discesa, qui siamo all'ultimo chilometro, però insomma mancano a 3 km dalla conclusione, vai a fare un cambio di bicicletta, mi è sembrato un po' eccessivo a questa scelta. Poi, sì, perché poi c'erano pochissimi minuti. Anche lui, poi ti ripeto, vince la cronometro, bisogna stare tutti zitti, però non l'ha vinta sicuramente per il cambio di bicicletta. Intanto Thibaut Pinot, aveva un minuto di ritardo Thibaut Pinot all'intermedio da Alberto Contador e ne aveva una ventina di secondi, poi non molto di più da Quintana, una trentina di secondi, Thibaut Pinot che ha un vantaggio su Nairo Quintana in classifica di 28 secondi. Intanto vediamo Alberto rilancia, Contador col massimo rapporto. Come rilancia la bicicletta Alberto alla grande, ormai all'ultimo chilometro, leggera discesa, sa che c'è questa curva a destra, questo vuol dire aver studiato benissimo la cronometro stamani nella ricognizione, perché ha rallentato prima rispetto a Thibaut Pinot, che è arrivato lanciato su quella curva. Comunque buona la prova di Thibaut Pinot che nonostante avesse un minuto di distacco all'intermedio sta facendo registrare un bel tempo, quarto all'arrivo. E intanto Quintana è già sul podio. Sì, Quintana è già sul podio, mancano Contador e Henao. Chi vince la cronometro credo che sia questo signorino qui, perché mi sembra che stia andando veramente molto forte ormai alle battute finali, qui in fondo c'è la curva e poi c'è l'arrivo, 28,45, io credo che... 29,18 il tempo di Nairo Quintana per la vittoria di tappa con Alberto Contador che... Gli ultimi 200 metri, ormai è fatta. Vediamo Alberto Contador, sicuramente ha nelle mani la vittoria del Giro dei Paesi Baschi, viste le prestazioni di Henao. Vediamo adesso 29,18, 29,5 per Alberto Contador, non vedendo i riferimenti cronometrici, sì, ce la dovrebbe fare, non di molto però, è Riccardo, sul filo dei pochissimi secondi. Sono arrivati lì, 29,13, 5 secondi a Nairo Quintana. Beh, che bella sfida con Quintana Contador. L'avevamo detto che chi vinceva la cronometro oggi poteva vincere anche la classifica dei Paesi Baschi, ci è andato molto vicino Nairo Quintana, se non avesse trovato un Alberto Contador così scatenato che ha rispolverato i vecchi lustri, insomma gli ha ridato il ben per, come si dice, grazie, bravo, che mi vieni sempre in aiuto nei momenti più delicati. 33,880 la media di Alberto Contador, e ora vediamo se arriva Henao, perché Henao potrebbe fare peggio di Contador, ma ha solo 6 secondi da giocarsi e la differenza all'intermedio era molto superiore, perché Contador a 16,58 aveva 46 secondi di vantaggio, quindi dovrebbe recuperargli 40 secondi negli ultimi 10 km. E non credo che sia possibile per Henao, e penso che Henao rischi anche di perdere la posizione del podio, bisogna vedere, perché c'aveva Thibaut Pinot
era a 10 secondi da Henao, poi c'era anche Rodriguez a 12. Rodriguez non è andato, aspettavo qualcosa di più per le caratteristiche che era di questa cronometro, però dovrebbero aver saltato un po' tutti. Beh, Quintana ha fatto il salto più grosso perché era a 38 secondi da Henao, era a 32 secondi da Contador, insomma, rimane sempre a 37 secondi da Contador, vince con un bel ampio margine Contador, nonostante questi giorni fosse sempre stato lì. Intanto vediamo, seguiamo 29.13 il tempo di Alberto Contador, potrebbe fare anche 29.18 e vincere comunque, ma non ce la fa, chiaramente siamo a 300 metri, è andato forte. Comunque è andato forte nel finale, No, è andato molto forte. Aveva 46 secondi di ritardo dopo 6,6 km, stato al 19° secondo ufficialmente. Alberto Contador vince anche questa edizione del Giro dei Paesi Baschi, quindi Contador vince i Paesi Baschi e la tappa. Sergio Henao arriva secondo, forse di tappa, vediamo. No, è già terzo. 29.31, 18 secondi da Contador. Beh, forse sì, dovrebbe mantenere la classifica a favore suo. Però è andato forte nel finale, porca miseria questo corridore, perché dall'intermedio, sono curioso di andare a vedere, analizzare l'intermedio, perché nel finale è andato fortissimo. No? Sì, perché l'intermedio aveva 46 secondi. L'intermedio era indietro 46 secondi. Una cifra e quindi ha recuperato tantissimo. Beh, ha recuperato, sì, 18-28 secondi ha recuperato nel finale ad Alberto Contador. Alberto Contador vince la tappa e quindi vince anche il Giro dei Paesi Baschi per il ritardo che era di soli 6 secondi alla partenza. In seconda posizione si piazza Henao, in terzo Nairo Quintana. Beh, un podio di super lusso. Mantiene il podio, sì, Henao nella classifica generale, però voglio dire è andato fortissimo nel finale perché probabilmente gli avevano dato anche i tempi, aveva comunque birra da spendere nel tratto finale in salita, ma cronometro particolarmente difficile da interpretare, infatti la dice tutta anche la media fatta registrare, insomma, 33.880 sotto i 30 bivetta, arrivare e spingere, ripartire, insomma cambia, insomma, tante cose, io non l'avrei mai fatto, poi però io sono qua a commentare quello che vedo e quindi è stata una scelta opinabile, comunque avevo sbagliato i calcoli, Henao in effetti è arrivato un buon secondo, il salto di qualità, cioè nella classifica l'ha fatto Quintana che effettivamente ha rimontato tante posizioni da salire sul podio, quindi Contador, Henao e Quintana, un podio direi un bellissimo podio, con Thibaut Pinot subito sotto e Pulito Rodriguez, un'ottima, un Pulito Rodriguez sottotono che però arriva in classifica generale bene, vuol dire che comunque sta riguadagnando una buona condizione fisica, qui via via sta scorrendo la classifica della cronometro. E intanto queste sono le posizioni di rincalzo, adesso vediamo il